davvero tanta paura per il famosissimo, ma che dico, più che famoso, pilota statunitense Nicky Hayden, il quale sarebbe rimasto coinvolto in un pauroso incidente sulla Riccione Tavoleto nella zona di Misano Adriatico. L'uomo, pilota 36 anni d'età, campione del mondo della MotoGP nell'anno 2006, come vi ricordo, in modo piuttosto attento e deciso, impegnato nell'attuale periodo nel campionato Superbike, stava pedalando in serra la sua bici quando all'improvviso si sarebbe scontrato con un'automobile. Sul posto è, per così dire, accorsa subito la ambulanza del 118. Aidan e un gruppo di ciclisti stavano pedalando quando intorno alle ore 14 del pomeriggio, per cause ancora da accertare, sarebbe stato centrato in pieno da una Renault, una macchina, quindi. Il pilota del team Honda World Superbike, dopo essere finito nel cofano proprio della vettura, avrebbe quindi sfondato il parabrezza per poi cadere proprio come un sasso nell'asfalto. Aiden quindi è stato trasferito in codice rosso, quindi in codice di massima gravità, da come si legge nel web, all'ospedale infermi di Rimini, dove si troverebbe purtroppo in prognosi riservata, da come si legge nel web, per colpa di un trauma che avrebbe purtroppo riscontrato. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Aiden, questo video vuole solo ed unicamente informare eventuali persone di quello che sarebbe accaduto qui in Italia Riccione, nel pieno e totale rispetto della privacy di Nicky Hayden, il famoso pilota americano, a cui mi stringo nel fare i miei più sentiti auguri di una pronta guarigione per quello che sta purtroppo passando. Grazie a voi tutti, amici di YouTube, il video termina qua, un saluto e a presto.